Avete mai sentito parlare della misteriosa Centurion? Probabilmente non vi è mai capitato di vederla perché i titolari di questa carta di credito sono i moderni Paperon de Paperoni in versione spendacciona. Se volete visibilità ed esclusività da una carta di credito, è inutile cercare l'American Express Centurion, nota anche come Black Card, che è la Ferrari delle carte di credito. Tuttavia, oltre ad avere ottimi requisiti patrimoniali, dovete essere invitati, cosa per nulla scontata. L'American Express Centurion, che prende il nome dal centurione rappresentato sul logo di tutte le carte American Express Amex, è fatta in titanio e rilasciata solo su invito e tra i più ricchi dei possessori della carta Platinum. È senza nessun limite di spesa. Questa carta è così esclusiva che nessuna delle informazioni disponibili è ufficiale, né tantomeno riportata sul sito internet della società. Ma corre voce che l'invito a possederla sia per quei titolari della Platinum che spendono almeno $250,000 l'anno, con un reddito annuo di non meno di $1,3 milioni e un patrimonio superiore ai $16 milioni. Non proprio alla portata di tutti. Come si diceva, la Amex non ha mai rilasciato pubblicamente dettagli sui tipi di servizi offerti ai suoi clienti selezionati, tra cui molti miliardari, ma si sa che riguardano viaggi, cibo e intrattenimento, tutto in nome della massima esclusività. Infine, quanti sono i privilegiati possessori della Black Card? Non esistono dati ufficiali, ma qualcuno ha provato a calcolare la diffusione della rivista riservata ai titolari, il Centurion Magazine, ottenendo i seguenti numeri: 31.400 in Oriente, 41.500 in Europa, 10.000 in Giappone, 23.500 in America, in tutto 106.400 persone che hanno in tasca una moderna bacchetta magica che può realizzare qualsiasi desiderio che una persona possa avere, almeno tra tutti quelli che il denaro può esaudire.